Barbara D'Urso, bene la prima, il suo Grande Fratello è un successo. La prima puntata del Grande Fratello 2019 si è rivelata un vero successo grazie a Barbara D'Urso. La padrona di casa ha saputo mescolare sapientemente gli ingredienti che compongono il suo format. A dimostrarlo sono gli ascolti TV che si sono rivelati alquanto vincenti. Nonostante non sia riuscita a sconfiggere la Rai, che nel prime time ha trasmesso le repliche del commissario Montalbano, la nostra Carmelita si è difesa piuttosto bene. I dati Auditel del debutto, infatti, si sono indubbiamente rivelati migliori del reality L'Isola dei Famosi. Barbara D'Urso cavalca l'onda, il suo Grande Fratello è un successo. La redazione del Grande Fratello e Barbara D'Urso hanno fatto un gran bel lavoro unendo i personaggi mediamente famosi alla gente comune. Il pubblico di Canale 5 sembra aver apprezzato i nomi dei concorrenti in gara. Certamente non sono mancate delle polemiche, ormai è risaputo che c'è sempre qualcuno che ha da ridire. Quello che conta è che, tutto sommato, il GF Nipa ha avuto molte visualizzazioni nel primo time. A guardare la prima puntata sono stati 3.405000 spettatori, share del 19.3. Barbara D'Urso ha dovuto fare i conti con la messa in onda della miniserie di successo Il commissario Montalbano e di Made in Sud. La fiction ha primeggiato arrivando a sfiorare i 6 milioni di utenti mentre il contenitore di Stefano De Martino è stato visto da poco più di 1.6 milioni di persone. Resoconto prima puntata GF 16. La prima puntata è stata caratterizzata dall'entrata nella casa di Cinecittà dei nuovi concorrenti. Tra i volti maggiormente conosciuti troviamo Ivana Icardi, Chico Nalli, Serena Rutelli, Cristian Imparato, Valentina Vignali, Mila Suarez, Gianmarco Onestini, Michael Terlizzi e la famosa ragazza con il cuore di latta che ha ispirato Irama. Dalla prossima settimana, nel cast si uniranno anche le sorelle De André. A fine serata, l'amatissima Barbara ha decretato l'eliminazione di Angela Losito. Al televoto sono andate Audrescia Blozz e Erika Piamonte. Lunedì prossimo, una delle due dovrà abbandonare il Grande Fratello. Call.